Ok, ciao a tutti, buongiorno, siamo live, adesso faccio solo le prove che funzioni, spero che funzioni, perché ultimamente anche questo strumento purtroppo dà un po' di problemi. Allora, prima vediamo se funziona, se no con Barbara dobbiamo trovare un altro stratagemma. Allora, io non vedo nulla. Ah, forse va. Tu, Barbara, vedi qualcosa? Ah, sì, va, va. Grazie. Laura, mi dici solo se mi senti per piacere. Perché abbiamo un po' di problemi. Ah no, Pinuccia, perfetto, perfetto, ci siamo, grazie. Perché ultimamente abbiamo un po' di problemi con le live a causa un po' di questa emergenza, quindi ci sono molte persone connesse. E quindi bene, direi che funziona. Abbiamo un po' di persone, mettetemi un mi piace e ho un ospite oggi. Benissimo, benissimo, funziona tutto. Ok, allora, prima di tutto volevo annunciarvi l'ospite, poi ve la farò vedere. Ovviamente qua che ci sta guardando e sta aspettando dietro le quinte. E ho già annunciato questa live e vi ho già spiegato l'argomento di questo mese che è Muoviti con calma. Abbiamo iniziato proprio con degli esercizi facili per pigroni, che ci aveva anche già spiegato Barbara in una video intervista, e vi invitate a iniziare un po' a camminare. Ora, questa settimana si inizia a fare un pochino più sul serio, perché a forza di chiamarvi calmine, noto che ce la stiamo un po' raccontando. Non vorrei che questa cosa influisse anche un po' epigeneticamente sul vostro DNA, quindi. Vi presento adesso Barbara Casati, che è titolare della palestra Paradise, che è la palestra a cui io sono iscritta, e è in questo campo come personal trainer, è titolare, e in questo campo è da più di 25 anni e ha questa palestra da 20 anni, quindi una grandissima esperta del settore. Ora la invitiamo, adesso ti aggiungo Barbara, è sempre emozionata quando si tratta di fare delle interviste. Eccola qua. Ciao a tutti, buongiorno. Aspetta che mi giro un po'. Ok. Ok, Barbara sei in palestra, tu vivi lì. Sì, sono in palestra. Oramai ho messo la tenda qua in palestra per poter fare le registrazioni, per portarmi avanti con il lavoro, fondamentalmente. Ok, abbiamo qualche. Allora vi chiedo intanto se avete delle domande di scriverle qui sotto, perché adesso farò io qualche domanda a Barbara e nel frattempo appunto vorrei anche sfatare qualche mito magari sul movimento. E quindi scrivetemele che poi io le faccio a lei perché lei non le può leggere. Ok? Ok, Barbara, guarda, allora questo mese nel nostro gruppo abbiamo questa sfida che loro hanno scelto. Ogni mese abbiamo una sfida e il mese scorso abbiamo parlato di frutta e di verdura per aumentare la difesa immunitaria e questo mese sono felice che hanno scelto il movimento. Ok, bene. Meno male, no? Meno male. E, ovviamente, come sai, il gruppo segue il metodo Calma, quindi un metodo a piccoli passi. E, però ogni tanto ci vuole anche un po' di spinta, no? Nel senso, perché se no si rischia di raccontarsela. E Barbara è bravissima a dare motivazione. E come esperta del settore, per cui oggi ti volevo prima di tutto chiedere quali sono i benefici dell'attività fisica e anche la differenza tra muoversi e fare un'attività, un esercizio fisico. Certo. Allora, vabbè, la cosa importante, va bene, muove. Adesso io non so, diciamo, il target del tuo gruppo, se fanno o se non fanno. Io l'unica forse che conosco che viene poi in palestra è la Patrizia, spero che ci sia. C'è Patrizia? Non lo No. so se c'è, magari alla fine adesso la taggo. Tu parla che io la taggo. Sarà sicuramente sul terrazzo che cammina. Vabbè, allora.
Se non hanno mai fatto nulla, bisognerebbe capire prima di tutto se sono delle pigrone da anni. Se siete pigrone, se avete già fatto qualcosa, perché ha studiato Barbara poi una cosa apposta per voi, quindi rimanete fino alla fine che avrete delle sorprese. Quindi commentate se andate in palestra, se non ci andate, se vi muovete, se non vi muovete, così poi riusciamo anche a capire meglio. Grazie Barbara. Ok, allora il fatto di muoversi, vabbè, sicuramente deve partire da un'esigenza comunque fisica. Normalmente le persone quando vengono in palestra hanno mille motivazioni, sono spinte principalmente da un problema che può essere comunque estetico o di salute. Diciamo che nell'estetico devono mettersi logicamente in quadra con un'alimentazione e quindi tu sai bene come puoi seguirle. Dalla parte salutare, quindi magari vengono perché hanno problemi di cervicale, di lombosciatalgia, oppure hanno il colesterolo, il diabete, l'ipertensione, cioè, quindi sono tutte cose che possono con l'attività in palestra effettivamente risolversi. Infatti io adesso non oso immaginare in questo periodo qua quante persone che sono ferme, a parte magari i chili che possono, ok, accumulare. Ma mi piacerebbe sapere se poi alla fine del mese vanno a farsi delle analisi e vedere effettivamente colesterolo, il diabete, i trigliceridi, perché io almeno vedo molto su Facebook che si danno la pazza gioia nel cucinare, torte, manicaretti vari. Quindi non è tanto la parte esteriore, ma quanto la parte interiore da curare. È quella la parte fondamentale che sicuramente nel tuo percorso di calma avrai spesso comunque specificato, perché fare movimento, movimento poi dipende quale tipo di movimento, perché se noi siamo delle persone che comunque ogni giorno facciamo quei 20-30 minuti di camminata, benissimo, perfetto, è un bel punto di partenza, però dobbiamo aggiungerci un qualche cosina, anche quei 3 o 4 esercizi di tonificazione 2 volte alla settimana, dove comunque teniamo a tonificare la nostra massa muscolare è importante, soprattutto se si avanza negli anni, quindi che poi subentrerà il problema dell'osteoporosi, ma anche allenare l'equilibrio. Queste sono tutte cose molto, cioè non è che uno quando va in palestra, vado perché devo dimagrire e poi viene tutti i giorni, io parlo dei casi che vengono in palestra, vengono tutti i giorni perché devono dimagrire 5-6 kg. Non fanno assolutamente dieta, non dimagriscono e non vengono neanche più in palestra, perché per me la palestra non è adatta. E allora cercano le soluzioni, quelle facili che sappiamo benissimo che sono più dannose che altre. Guarda, posso intervenire? Mi viene proprio da intervenire perché siamo proprio in linea. Uno, perché io quello su cui sto puntando è alimentazione in questo momento, movimento, tutto quello che è lo stile di vita, anche per essere più forti come fisico e il nostro sistema, e sistema immunitario. Quindi ci sono anche collegamenti tra movimento e sistema immunitario, lo sappiamo. E anche come. Quindi anche come prevenzione, perché se siamo più forti stiamo meglio, quindi non è tanto un discorso di dimagrire e basta, ok? È un discorso proprio in generale come sta facendo Barbara. E anche questa cosa che hai detto è interessante, no? Delle persone che magari pensano che venendo in palestra si dimagrisce oppure si fa quella mezz'ora di camminata al giorno e si dimagrisce, ma non è così perché è un cambiamento a 360 gradi che bisogna fare. Bisogna farlo a 360 gradi e bisogna abituare comunque il corpo. Non possiamo pensare che da una vita sedentaria, cioè che ci alziamo al mattino, andiamo a lavorare in macchina, ci sediamo alla scrivania, ritorniamo a casa in macchina, andiamo a fare la spesa, quello non è movimento fondamentalmente. E dobbiamo iniziare con delle piccole abitudini a 2 volte alla settimana, quindi adattare proprio il nostro corpo a fare un altro tipo di movimento. Se noi vogliamo tutto subito, non raggiungiamo assolutamente nulla, come nell'alimentazione, fondamentalmente. Barbara, quanto è importante essere presenti quando si fa movimento? Cioè,
Sono, ho letto ultimamente anche tante ricerche che dicono quando fai movimento pensa al muscolo. E, cioè, c'è differenza tra, faccio un esempio, faccio gli esercizi mentre parlo al telefono, i classici esercizi per pigroni, e esserci. Sì, sicuramente l'efficacia dell'esercizio, pensando all'esercizio, pensando a che muscolo stai muovendo, come lo stai muovendo, se puoi pensare di incrementare magari un peso o la velocità della camminata, quello è fondamentale. Anzi, oserei dire che è il 99,99%. Cioè, venire in palestra o fare dell'attività fisica e pensare dell'altro è come se noi non lo facessimo assolutamente. Prima di tutto per la mente, perché non stacchiamo dalla nostra routine. Infatti anche quando vedo in palestra persone che hanno il cellulare appresso e stanno a scrivere magari il messaggino su WhatsApp, potevi stare fuori e farti la tua camminata e non venire neanche in palestra, perché veramente hai annullato quello che può essere il beneficio della seduta. Prima mentalmente, poi l'effetto sul fisico lo senti logicamente dopo e logicamente nella costanza del tuo allenamento, quindi protratto nel tempo. E ascolta, una domanda che mi viene spontanea leggendo un commento di Laura, che Laura so che ha problemi, ha un ginocchio, e mi scrive che fa ciclette, non può fare altro per il mio ginocchio. Ora, io so che è importante, oltre che l'attività, camminare, fare ciclette, cercare di potenziare anche la muscolatura per un discorso sia di osteoporosi, sia di difese immunitarie, ma anche di umore. Quindi, Sicuramente. ti chiedo, ci sono degli esercizi, ovviamente magari poi li potremo anche più approfondire, specifici per persone che magari hanno davvero difficoltà di mobilità? In questo caso io so che Laura ha subito degli interventi al ginocchio e non può fare tanti sforzi fisici. Questo ti chiedo, perché spesso mi rendo conto che in visita sento: ah no, ma io non ci posso andare in palestra, a parte che la palestra di Barbara è tutta un'altra palestra, perché ha un approccio alle donne, è tutta un'altra cosa. Ha iniziato anche con degli allenamenti più dolci proprio per le donne, ha fatto delle attività per il pavimento pelvico, quindi è davvero tutta un'altra palestra. Ma appunto per persone che hanno problemi alle ginocchia mi dicono: ah, no, ma io non ci posso andare perché ho male, non posso alzare pesi. Ecco, ci sono delle attività che si possono fare per queste persone? Beh, sicuramente sì, bisogna logicamente sapere il problema a fondo, è cosa che non fanno tante persone comunque quando vengono in palestra, non ti dicono i loro problemi, li vieni a scoprire man mano, no? Invece, come noi adesso stiamo facendo tramite le consulenze, facciamo un colloquio conoscitivo proprio per consigliare l'attività più adatta, anche perché le nostre lezioni sono molto varie fondamentalmente, come hai detto tu, e adattabili, perché ci sono parecchie persone che hanno problemi alle ginocchia, ma dipende che problema è, alcuni esercizi possono farlo e altri no. Comunque, indipendentemente dal problema che uno abbia, mantenere una muscolatura tonica è quello che fa sì che mantieni il movimento nel più lungo tempo possibile. Nel senso, adesso io non so, questa Laura che problemi ha, se è un problema di cartilagine o se è stata operata ai legamenti, ma qualsiasi fisioterapista comunque ti consiglierà di fare della ginnastica isometrica. Certo che non può saltare, non può correre, determinate cose effettivamente sono dannosissime, però non per questo non può andare in una palestra o comunque può fare sicuramente degli esercizi. Se loro stasera vedono poi la registrazione che gli ho mandato, sicuramente questa Laura tante cose non le potrà fare, però perché non fare un lavoro invece a terra? A terra può fare tranquillamente tutto, quindi può iniziare a fare tranquillamente i suoi 20 minuti di ciclette e poi fare la parte di tonificazione a terra in sgarbi. E poi mantenere logicamente il peso. Io non so se questa persona. Lei è a posto da quel punto di vista lì, è fantastica, so che fa fisioterapia, quindi sta facendo tutte le cose come stai dicendo tu, ok? Ecco, Sicuramente
Il fisioterapista saprà consigliargli anche gli esercizi da fare a casa. Ecco, vedi, anche in questo caso per molte persone magari non hanno mai preso in considerazione chiedere la consulenza a un fisioterapista, magari un appuntamento quando ci sono, perché so che non, cioè, non ne sento molte in studio. Ma io collaboro, vabbè, io ho diverse fisioterapiste in palestra, osteopati, a seconda poi della preferenza che hanno, ma lavoriamo in sinergia. Cioè, ci sono delle persone che devono lavorare in un determinato modo e altre che lavoreranno in un altro modo. Ma non è detto che come iniziano devono proseguire a vita, perché il miglioramento farà poi adattare l'allenamento. È quello, il lavoro in sinergia, cioè le persone dovrebbero, secondo me, intraprendere il discorso di 360 gradi. Benissimo, voglio iniziare a fare attività fisica, indipendentemente dall'età. Ok, parliamo di una donna di 40 anni, ipotizziamo che non è mai entrata in palestra. Il primo passaggio che dovrebbe fare è comunque andare dal proprio medico curante, farsi tutti gli esami del sangue, fare un bel elettrocardiogramma, l'ideale sarebbe anche sotto sforzo e una bella spirometria. Benissimo. Poi, se ci sono delle problematiche, anche consultare fisioterapista e osteopata, poi nutrizionista e poi venire in palestra e fare una consultazione in palestra. Allora così lavoriamo a 360 gradi e non avere neanche l'idea, appunto, che questo lavoro ha una scadenza. No, deve diventare uno stile di vita. Devi fare entrare l'alimentazione, il movimento, l'allenamento, come 2 volte alla settimana, l'allenamento in questo caso, perché l'alimentazione almeno 360 giorni all'anno, quindi do uno sgarro di 5 giorni. Più brava. Infatti l'altra volta sul gruppo, no, ho bacchettato a distanza, perché bacchetto sempre, non è che cambio il mio carattere. Cioè, che invece di postarmi le foto degli allenamenti, hanno postato tutti le foto di torte, di manicaretti e tutto quanto. Allora ho detto: non ho visto foto di allenamenti, ma ho visto foto di gran piatti. Quindi dalla prossima settimana cercate di provvedere. Infatti, questa settimana nessuno ha pubblicato nulla. Zero. Non hanno mangiato sabato e domenica. Grazie. Ho una domanda, non è tanto una domanda quanto una, secondo me, Sì. una trappola in cui cadono molte persone, credendo di fare movimento, eh? Cioè di solito dico, ma io eppure mi muovo, quando chiedo, ti muovi? Sì, mi muovo, vado a passeggiare, faccio le scale, va bene, quelli sono esercizi per pigroni, io chiamo, no, nel senso che comunque è bene perché ti attiva e che... Però tanti puntano sul fatto appunto di camminare quella mezz'ora, oppure quei 150 minuti di camminata o di attività fisica alla settimana sono sufficienti per dimagrire, secondo te, Barbara? Cosa No, vedi? assolutamente. Ok. No, bisogna anche perché va bene, se uno parte a fare la camminata, benissimo, 20 minuti, ok, lo fa per una settimana, già la settimana successiva dovrebbe iniziare ad aumentare a 30 minuti. Poi tieni per una settimana, intanto controlla com'è il tuo respiro, com'è il tuo cuore. Questi sono parametri importanti, prendersi le proprie pulsazioni, però poi bisogna iniziare ad aumentare, a fare il passo magari un pochettino più ampio o ad accelerare anche il ritmo. Se la camminata, la modalità come la chiamo io, shopping, non serve a nulla, assolutamente. Ma come anche la pedalata, se noi pedaliamo sempre allo stesso ritmo, chi ha la cicletta a casa, pedaliamo sempre allo stesso ritmo senza cambiare l'intensità. No, il nostro corpo si adatta molto velocemente, in una settimana si è adattato a quel tipo di movimento e se noi lo facciamo sempre, quindi non ottieni assolutamente risultati. Bisogna sempre sollecitarlo. Infatti, perché in palestra anche abbiamo comunque tanti circuiti? Perché il corpo viene sempre stimolato in maniera diversa, indipendentemente dall'allenamento, che sia HIIT con la camminata, che sia il circuito funzionale, ma anche con il Pilates. Gli esercizi sono sempre vari. Se ti facessi fare lo stesso allenamento per un mese, dici, ma non funziona. Quindi bisogna sempre sollecitare e variare. E Quindi
La stessa cosa, Barbara, mi piace questa cosa che hai detto perché ha un'analogia anche con l'alimentazione. Cioè, ti faccio questo esempio, secondo me è paragonabile. Le persone magari che arrivano e mangiano proprio male, no? Facendo un piccolo passo, che di solito è sempre quello della riduzione dello zucchero semplice, perché il primo passo è sempre quello, aggiungere un po' d'acqua, un po' di verdura, magari nel primo mese riescono a scendere anche di quei 2-3 kg, no? Però poi si stabilizzano. E io quello che ovviamente insegno è andiamo avanti, perché sì che hai fatto un piccolo passo e ha funzionato, però bisogna farne un altro. Certo. E così penso sia anche nell'attività fisica, allora mi stai confermando. Assolutamente sì. Infatti, per esempio, persone che l'anno scorso, appunto anche come la Patrizia, faccio sempre esempio suo perché conosco lei, e ha iniziato con 2 volte alla settimana comunque a fare Pilates e un po' di ciclette, e poi pian pianino, ascoltandosi, è stata lei a voler incrementare e fare anche del resto. Quindi, anche perché la tua forza cresce poco per volta, infatti dico sempre, perché ascoltarsi, perché avere consapevolezza in quello che facciamo e non avere fretta? Per questo motivo, perché sarà ascoltandoti che saprai quando iniziare a incrementare, senza andare a cercare l'allenamento estremo o a sfiancarti. Dobbiamo sempre alzare l'asticella di volta in volta e uscire dalla nostra zona di comfort, anche tu lo dici sicuramente. Se noi bene non facciamo più fatica, ok, ci stiamo una settimana, 2, un mese non va bene, vuol dire che siamo lì tranquilli, pacifici e non vogliamo superare quell'ostacolino. Poco, ognuno deve sapere, deve conoscersi sempre di più. È E fondamentale. tra l'altro, tra poco ti faccio ancora una domanda, poi tra poco vi spiegheremo cosa succederà stasera alle 6 e perché Barbara ha preparato ben 2 sorprese per voi, quindi rimanete ancora qua fino alla fine, anche perché siamo già a 20 minuti, vedi che quando inizi a parlare. Ti volevo chiedere, no? Come nell'alimentazione. Quando io chiedo qual è l'obiettivo, se mi sento rispondere dimagrire, so che questa cosa durerà 1 mese, 2 e poi si tornerà indietro, perché non è una motivazione abbastanza forte. Quindi per me è una motivazione forte, magari una persona che non sta bene, ha una patologia, vuole migliorare la sua salute, allora si mette in gioco. Chi vuole avere un figlio, di solito è una motivazione forte. Stessa cosa, se io faccio attività fisica per dimagrire, sono destinata, tra virgolette, a fallire. Qual è secondo te un giusto approccio mentale proprio al movimento? Cioè io vado in palestra per cosa? Perché è importante muovermi? Cosa possiamo fare, Allora, no? io faccio. Aspetta, di solito c'è un'altra cosa che trattiene, no, ma a me la palestra, andare in sto luogo chiuso, non mi piace. Queste sono un po' le cornici che sento. Come possiamo romperle queste cornici? Vabbè, allora io lancio una freccia a favore del tuo gruppo. La palestra è una gran rottura di balle. Così per me. No, nel senso che per chi inizia, fondamentalmente è una grande fatica, lo capisco. Perché dalla sedentarietà e metterti nella tua agenda comunque un appuntamento fisso di 2 volte alla settimana, magari d'inverno, andare in palestra alle 18, no, ma c'è buio, no, ma fa freddo, no, ma devo fare ancora la spesa, ma è molto pesante per le persone sedentarie, no? Che non hanno mai fatto movimento. Però come mi ricollego all'inizio, quando ti ho detto, ma quanto fa bene per la salute muoversi? Se tu vai a vedere su qualsiasi sito, fondamentalmente, ti dicono prima di tutto che noi siamo la popolazione più pigra al mondo. L'Italia, soprattutto, è la più pigra. Solo il 7% della popolazione fa attività fisica, che può essere palestra, corsa, cioè mettiamoci dentro tutte le attività. Senza calcolare le persone che muoiono per
varie patologie legate alla sedentarietà, quindi l'ipertensione, sovrappeso, obesità, che continuano a crescere sempre di più questi numeri. Adesso al tempo di coronavirus, per esempio, cioè, purtroppo abbiamo avuto tanti morti, però quanti per problemi cardiorespiratori? Diciamo Quindi che io posso intervenire, dato che sto facendo una formazione all'Istituto Superiore della Sanità, giusto una pillola di questo tipo. Le patologie maggiormente associate ai decessi, quindi non all'infezione ma al decesso, la prima è ipertensione, poi c'è diabete, obesità, patologie cardiovascolari e altro, ma la più associata è l'ipertensione. Quindi motivo aggiuntivo è questo. però sai che cosa? Ma è nella, diciamo, mentalità di ogni persona. Finché non si verifica un problema, non interveniamo. Cioè andiamo dal medico quando stiamo male. Non andiamo dal medico per fare un check-up annuale. Quante persone fanno l'analisi del sangue annualmente? Quante persone vanno dal ginecologo annualmente? Forse l'unica cosa, perché se ne parla effettivamente tanto, si fa lo screening, la mammografia e l'ecografia al seno, ma appunto è rilegato lì. Nessuno fa un check-up. Io sento tante persone che non fanno analisi del sangue da tanto tempo. Quindi finché non si verifica un problema, non intervengono. E lo stesso è la palestra. Finché non hanno un problema reale, loro non si approcciano. C'è anche da dire, appunto, come ti ho detto all'inizio, lancio una freccia a favore del gruppo, è una gran rottura di scatole la palestra, ma è anche vero che per tutti questi anni si è vista la palestra per quelle persone che hanno già un fisico comunque magro, muscoloso, cioè ci vanno solamente loro in palestra. Cosa che veramente non è assolutamente così. In palestra ci vanno persone normali, anzi, io ho visto proprio il percorso di persone che sono entrate in palestra per dimagrire. Adesso, se le contatto oggi, come stai? Sta malissimo, gli manca la palestra, gli manca il gruppo, gli manca l'integrazione nel gruppo, la relazione. È quello il risultato, diciamo, primario che uno ha nel venire in palestra. La socializzazione, lo stato di far star bene mentalmente, di aver scaricato le tensioni della giornata. Per ultimo arriva il fisico, ma con la costanza e l'allenamento. Però diciamo le prime cose che la gente percepisce dopo aver fatto palestra, dopo essersi fatta la doccia, dopo l'allenamento, come sto bene, come sono rilassata, come sono tranquilla, sto proprio bene. Quindi parte in primis dalla mente. Dico, è di notevole importanza fare movimento, 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 ma cercare sempre quell'incremento. Appunto, se purtroppo non si vede i problemi che possiamo avere e non si vede neanche come andare in palestra possa risolvere determinati problemi. Però se io ti faccio parlare con le persone che vengono in palestra, quasi tutti ti dicono appunto: pressione mi si è abbassato, il colesterolo mi si è abbassato. Magari il peso è rimasto lo stesso, però hanno iniziato poco per volta a cambiare le loro abitudini alimentari. Non sono dimagrite, va bene, ma sono più energiche, sono meno depresse, sono più solari, sono molto più attive. E questo è il risultato che bisogna tenere conto. E io dico, scrivilo, scrivilo, perché forse domani non te lo ricordi più quello che mi hai detto, ma questo è fondamentale. No, infatti, guarda, grazie perché siamo perfettamente in linea di valori, no? Da quello che Certo. stai dicendo, e magari condividerò anche questo webinar, magari anche fuori di qua, perché secondo me è venuto proprio un bell'argomento, bello corposo Non da ci sono domande? Allora, no, c'è Laura. Brava Laura, mi C'è piace. Laura che scrive, lei dice. Ah, okay, abbiamo Patrizia che ci sta guardando e la salutiamo. Ciao, Ciao Patrizia! Ma non si vede più? Boh, non capisco. Boh, mi stanno continuando a commentare oppure no? Tu vedi Barbara?
Ma io adesso sono solo sul tuo com sul computer e non sto guardando. Aspetta, eh. Scusate, io non mi sto vedendo, eppure vedo che ci sono quattro. Ah, ok, va. E, ascolta, abbiamo Laura che dice che che lei è seguita dalla sua fisioterapista, che tra l'altro conosciamo entrambe, quella che conosci, sì, è proprio lei. E va bene. Ok, abbiamo anche altre persone che stanno arrivando. E Laura scrive che appunto lei fa il check-up, fa sempre tutte le cose bene. Patrizia scrive che è donatrice, quindi fa le analisi sempre, ottimo. Ok, allora adesso volevo fare ovviamente dirvi che cosa ha preparato Barbara per noi. Appositamente per questo gruppo, perché siamo le palmine, quindi bisogna avere un approccio più a piccoli passi. L'idea, ragazzi, ovviamente, è che Barbara ha preparato un video solo per noi, quindi facciamone buon uso. Adesso vi spiegherà come utilizzarlo. Poi siete libere di scegliere qualsiasi tipo di attività fisica che vi piace, ovviamente. Il mio invito in questo mese è di farvi provare delle pratiche che poi potete ovviamente approfondire. Ad esempio, Barbara ha il suo gruppo Facebook, è molto vicina alle sue iscritte in questo momento con dei tutorial tutti i giorni, quindi eventualmente so che alcune di voi sono anche in quel gruppo lì. Quindi questo video che ha fatto oggi serve per un inizio per tutte quelle persone che magari non hanno ancora fatto palestra, e tutte le altre sono benvenute anche a continuare quello che stanno facendo, ovviamente. Quindi Barbara, spiegaci l'allenamento che hai preparato per il gruppo. Come iniziarlo? Magari qual è il momento della giornata più adatto secondo te? Come programmare l'attività fisica? In generale, spiegaci un po', anche se l'hai detto poi all'interno del video. Ok, no, allora è una lezione semplicissima che voi potete adattare logicamente al vostro stato fisico, al vostro stato di allenamento. Quando farlo, questo lo decidete voi. Per esempio, io e Leslie, per esempio, siamo molto attive al mattino perché ci svegliamo alle 5 del mattino e magari siamo dei bradipi, cioè io sono un bradipo alle 7 di sera, fondamentalmente. Quindi il consiglio è di fare l'allenamento quando il vostro bioritmo ve lo consente, quindi dopo aver fatto le vostre pratiche mattutine, quindi che sicuramente c'è la colazione, la pulizia personale, se vi sentite fate la vostra lezione. Come specificato nel video, ognuno lo adatta sia la velocità, quindi l'intensità, e sia le ripetizioni. Il mio consiglio è di farlo 2 volte alla settimana. Io ho fatto vedere che ho fatto 2 serie di tonificazione. Voi potete partirne con una, con 10 ripetizioni, ho fatta con 5. Cioè, se non avete mai fatto, va benissimo tutto. L'importante, come ho spiegato nel video, che voi fate questi 2 allenamenti questa settimana, benissimo. Valutate come sono andato, ho fatto fatica più nella parte aerobica oppure più nella parte di tonificazione, e la settimana successiva adattiate in base a quello che avete percepito. Quindi, se noi dovremo restare in casa ancora per un mese, alla fine dei 30 giorni, sicuramente voi le ripetizioni da 10 a 12 riuscirete ad arrivarne a 30, però questo se date la vostra continuità, e questo è lo scopo. Se fatto una volta ogni 15 giorni, assolutamente non ti serve a nulla. Ok? Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Poi non ti voglio rubare ancora altro tempo, però abbiamo anche, grazie Laura che ha copiato sulla sua pagina il video. Non so però se si vede perché sei all'interno di un gruppo. Eventualmente, se poi magari Barbara è d'accordo, posso renderlo anche poi disponibile sulla pagina, ecco. Sì, ma non c'è problema, assolutamente. Possa essere utile a tutti. Allora, io so che molti di voi non sono in Liguria, non sono nella provincia di Savona, particolarmente la palestra Paradise si trova ad Albenda. Per cui, per chi non è della zona, mi spiace, però può seguire il gruppo che Barbara in questo momento ha e sta seguendo. Tutte le persone, io sono iscritta, faccio gli allenamenti e la ringrazio perché condivisione personale, come sapete, sono stata malata, non so se di Covid o meno, ve lo confermerò a breve, però comunque finita la malattia ero una larva,
io non mi riuscivo a riconoscere. Ed è grazie a una sfida che Barbara ha lanciato nel suo gruppo chiamata 1x30, ovvero 30 giorni per fare Lo una. possiamo lasciare anche a loro, all'interno del gruppo, lo gestisci poi tu. Sì, Nel non senso, so se ce la posso fare. lo fai già, però magari è anche un modo per constatare se effettivamente iniziano a fare un qualche cosina, visto che rimane intanto in una zona protetta, quindi all'interno del gruppo, effettivamente fare questa sfida, che è un esercizio per 1 minuto. Ok? Per 30 giorni. Quindi tu per 30 giorni farai sempre un esercizio diverso per 1 minuto, farai il video, la foto, metterai l'hashtag 1x30, se vuoi metti il gruppo di Leslie e attiviamo la macchina del movimento. L'idea è Alla questa. fine di 30 giorni, quindi se tu fai la sfida più l'allenamento 2 volte alla settimana, per me dopo puoi andare anche alle Olimpiadi. Comunque, no, ti devo ringraziare Barbara perché grazie a questa sfida che lei ha lanciato, che io dalla larva che ero sul divano e abituata comunque a fare movimento, non riuscivo neanche a fare le scale. Dopo il primo allenamento che ho fatto, il giorno dopo avevo male dappertutto, però allora lì mi sono rallentata, mi sono ascoltata e piano piano comunque ho iniziato di nuovo a muovermi fino a quando l'altro sabato sono riuscita a correre 40 minuti avanti e indietro sotto casa, perché sapete bene che bisogna rispettare le varie regole, però ce l'ho fatta. Cioè, giorno dopo giorno ho proprio sentito questa cosa, Barbara. Fantastico. Un esempio di una ragazza che tra l'altro mi ha taggato questa foto, no? Che Nelson Mandela comunque ha resistito 20 camminando nella sua cella, impostandosi tempo, poco per volta, comunque lui ha camminato nella sua piccola cella per 27 anni e lì ne ha tratto logicamente beneficio alla sua mente. Nelson Mandela, eh? Non è che diciamo che dobbiamo arrivare tutti come Nelson Mandela, però abbiamo la possibilità di camminare. E poi l'attività fisica ancora importante, che non l'abbiamo detto, ma nel momento in cui sei lì, che rimugini, che non sai trovare una soluzione a un problema, è che aiuta a rompere degli schemi, perché aiuta le nostre connessioni cerebrali. Quindi ricordiamocelo, cioè quando siamo lì, che magari abbiamo i nostri pensieri, le nostre cose, via, usciamo, sul terrazzo, muoviamo, Mentale. facciamo. Quindi diciamo, abbiamo. Perché fondamentalmente, cioè camminare fa bene, però sei sempre da sole, potresti rimanere con i tuoi pensieri, mentre invece la palestra, essendo luogo di socializzazione, è più facile staccare la spina, perché comunque una parola, ciao, come stai, sei arrabbiata, ti passa fondamentalmente. È quello lo scopo della palestra, capisci? Mi ricordo che mi hai aiutato tantissimo tu e la palestra a risollevarmi in un momento particolarmente difficile che adesso non approfondisco perché è passato, adesso va, però comunque era per me un modo, un sostegno, uscivo di lì che stavo meglio, quindi grazie. E ora, che poi basta, siamo quasi a 40 minuti, abbiamo detto per chi è distante, che Barbara ha questo gruppo che in questo momento sta seguendo e so che ha anche altri progetti per essere vicina alle persone. E poi invece chi è di qua, a chi è di qua, di Albenga in particolare o comunque zone limitrofe, ha riservato una promozione. Vuoi spiegarla, Barbara? Sì, allora, soprattutto è indicata per le persone che non hanno mai fatto palestra, quindi non sono mai entrate in palestra, questo mini percorso che cosa comprende? 4 ingressi in palestra, logicamente previa consultazione con me, perché io prima vi devo conoscere, quindi quando finirà tutto, speriamo il prima possibile, un appuntamento telefonico, facciamo una piccola consulenza di 20 minuti, appunto per capire principalmente quale tipo di approccio è più idoneo per una persona che non per l'altra, per esempio tipo Laura che ha male al ginocchio, quindi conoscere effettivamente quali sono le vostre problematiche e quindi sono 4 ingressi, l'uno è la mia consulenza che quando sarà finito tutto, poi Leslie vi informerà di tutto quanto, delle modalità e potrete iniziare quindi questo percorso di cambiamento o in movimento, dipende un attimino come lo volete interpretare voi. Se volete migliorare la vostra vita, non il vostro corpo, la vostra vita. Io metto sempre perché l'attività fisica comunque è
cambio e adesso mi suona anche il telefono in palestra, è un approccio a uno stile di vita sano e di benessere su tutti gli aspetti, quindi che può essere psicologico, che può essere estetico, per chi ha problematiche o altro, quindi è fondamentale. Poi questo tu darai tutte le indicazioni possibili, poi tu quando ti manderò tutto il link. Ah, ovviamente quando potremo Potremmo riaprire. riaprire, giustamente. Potremo riaprire tutti, ma noi ci auguriamo appunto che sarete proprio invogliate poi dopo aver fatto questo percorso anche all'interno di questo gruppo di muovervi un po' di più. Quindi alimentate movimento non tipo stile bodybuilding, qua si parla di altro, si parla di star Sì. muoversi per stare bene, che è anche un motto della Paradise. Non sono neanche in bodybuilding io, ci avrò 10 uomini se non li ha seccati adesso il coronavirus, perché vanno tutti a fare la spesa. No, ascolta, non abbiamo detto che è una palestra rivolta principalmente a donne. Sì, non è una palestra di solo donne, però principalmente sono donne, cioè veramente avrò 10 uomini e non sono neanche patiti del bodybuilding, anzi partecipano anche loro alle lezioni con un po' di imbarazzo, qualcheduno, però principalmente siamo donne. I corsi sono in prevalenza comunque Ok, Patrizia ci scrive, vi amo. donne. Cosa riceviamo? Ok, infatti, dai, tieni duro. Sì, poi abbiamo Stefanella. Stefanella, Sì. che adesso la devo chiamare Stefanella, devo un attimino constatare che se vada tutto bene. Mi sono fatta l'elenco. Brava, allora poi guardavo i commenti. No, quindi allora ragazze, in sostanza, per riassumere, questa sera alle ore 18 ho programmato la pubblicazione del video che Barbara ha creato appositamente per noi, per Che tu tutti. l'hai fatto comunque. Com'è? Che Che io ho tu già hai già fatto, ovviamente. È fattibile, ve lo assicuro. Cioè, gli ho chiesto proprio, le avevo chiesto di stare in meno tempo, però la perdoniamo. Se non ci riesco a stare in meno tempo, non so perché. Vabbè, ma perché mi sono persa in chiacchiere. Va bene, e, no, capite bene come mette il cuore in quello che fa Barbara, per cui sfruttiamo questo dono che ci ha fatto per iniziare a muoverci. Quindi questo è il mio invito. E se vogliono iscriversi al gruppo possono iscrivere. L'unica cosa che io consiglio appunto per persone che non hanno mai fatto nulla di partire magari con le lezioni che facciamo al mattino di risveglio muscolare, principalmente lunedì, mercoledì e venerdì, o provare l'approccio del Pilates che lo mettiamo il martedì e giovedì. Le altre sono abbastanza intense per chi non ha mai fatto nulla, ecco. Quindi se vogliono anche variare un pochettino, possono fare il risveglio muscolare, che intanto fa bene perché passiamo tanto tempo seduti o sul divano alla scrivania, quindi un po' di tensioni ci sono. Sì, ed è il motivo per cui Barbara ti ho chiesto di creare un allenamento più dolce, più soft, tanto da sciogliere un pochino e da iniziarsi a approcciare, perché se gli avessimo fatto fare le lezioni di Gianda subito, magari. Arrivano, addirittura. Diciamo che quelle nel gruppo è per mantenere la continuità delle persone che già vengono in palestra, fondamentalmente. E allora ti leggo ancora due commenti, poi chiudiamo. Patrizia Merlo ci scrive che lei è sulla cyclette in negozio, che ci sta guardando, e Laura ci ringrazia per questo video e dice: "Ah, forte Barbara, gli uomini si saranno sgonfiati." Ma non ne ho io gonfiati, non ce n'ho. È un altro tipo No, no. di commento che scrive: "Grazie per questo video." Chi è che l'ha Grazie. scritto? Allora, lei è di Torino, quindi è distante, e grazie per l'iniziativa. In questo momento ci bisogna di queste cose, fanno bene al cuore, che è proprio quello che noi ci auguriamo di trasmettervi. Benissimo. Basta, direi. Dai, allora basta, 45 minuti, Barbara. Io lo devo segnare questo, che sono rimasta in diretta per 45 minuti a parlare. A me che non piace tanto apparire, è già la seconda intervista. Dico, ci vuole... Pensa che una ragazza mi ha detto, siccome ho fatto una lezione nel gruppo, no? E mi ha mandato il messaggio, ci voleva proprio il coronavirus per far sì che tu rifacessi lezione. Mi hai persino commossa. Mi hai detto,
Perché io ho smesso attività, magari le persone del gruppo non lo sanno, ho smesso di insegnare lezioni aerobiche 2 anni fa, però sono sempre presente, faccio dell'altro fondamentalmente. Presente, è appunto per questo che il dono che ci ha fatto è un grande dono, perché io l'ho chiesto a lei come titolare, avrei potuto chiederlo anche a un'altra personal trainer senza nulla togliere perché sono tutti meravigliosi, però appunto volevo farvi conoscere la titolare della palestra. Anche Rosy Piazza scrive che ha fatto lezione con Pablo ed è morta. Poi la Rosa che proprio non fa nulla da anni o non l'ha mai fatto, non lo so. Allora Rosy, siccome sei anche qua, puoi Rosa, scegliere attivati. questo pomeriggio, così almeno iniziamo da lì e arriveremo anche a fare le lezioni di Pablo. Ok, dai, allora sono state tutte molto contente, quindi ringraziamo Barbara e per rendere onore proviamo e facciamo l'allenamento di oggi pomeriggio. Mettetevelo Voglio già nel. vedere le foto, dillo a tutte quelle che faranno la lezione oggi. Voglio la foto sul tuo gruppo, logicamente, ma voglio vedere le foto. Quindi È taggatela. una sfida. Ti spiego come funziona il gruppo, Barbara. In questo gruppo abbiamo ogni mese un capo sfida, cioè una persona che si impegna a ricordare a tutto il gruppo, perché io non ce la posso fare a seguire tutti i gruppi. Allora, io lancio la sfida e poi per responsabilizzare è un modo per aiutare, essere aiuta, cioè aiutare il gruppo, aiutare se stesse. Ci sono due capo sfida in questo mese, che si chiama tutte e due Claudia. Quindi sicuramente alle due Claudie chiederò di postare e anche ovviamente a tutte le altre persone. Abbiamo Rosa, abbiamo Stefanella, abbiamo Patrizia, quindi forza. Stefanella è già abbastanza attiva, ogni giorno lei ha accettato la sfida 1x30 e quindi è abbastanza attiva, più fa gli allenamenti. Grande, grande, grande. Allora motiviamoci un po' tutte insieme, vi ringraziamo. Se avete Grazie domande ve le potete postare qua sotto perché poi ovviamente lo vedono anche in differita Barbara il video e poi vi rispondiamo, vi aggiorniamo su tutte le cose nuove che ci saranno. Un grande abbraccio a tutte quante. a voi. Ciao, grazie. Ciao.